Roberto Santilli con la nipote. Sì, mia nipote Giulia. Forse è la prima partita di pallavolo che vede. Ha visto una partita a suo modo storica? Beh sì, non so dire se è storica o no, però per quello che mi riguarda è stata una bella partita, ci siamo divertiti, questo era il nostro intento e quindi è andata bene così. Era un po' che dicevano tutti l'Australia è una buona squadra, good team, but questo è quello che ho detto ai ragazzi oggi prima nello spogliatoio. Io tutti dicono siamo una good team, but è ora che togliamo il but e facciamo qualcosa di buono. Avete giocato una grande partita, non solo Edgar che è il tuo giocatore d'esperienza, anche giocatore che, lo ricordiamo, giocano in campionati non esattamente di primissimo livello, quello svedese, quello libanese, quello indonesiano. Sì, assolutamente, fatta eccezione per Edgar che gioca in Corea, tutti gli altri giocano in campionati che dire minori è dire poco, perché il palleggiatore ha giocato in Libano, uno degli schiacciatori ha giocato in Indonesia. L'altro schiacciatore, quello di 20 anni, è stato in panchina in A2, non ha giocato mai. E quindi sono soddisfazioni che vengono dal fatto che oggi siamo la dimostrazione che a pallavolo si può giocare anche se non hai una grandissima esperienza, anche se non hai un gran nome, anche se non hai un gran contratto, puoi giocare se riesci a fare bene le cose che devi fare in campo. Un po' di soddisfazione personale, molta soddisfazione personale c'è stata stasera. Ma guarda, ti dico, soddisfazione sì, sempre, perché ovviamente non puoi non dire che non sei soddisfatto, questo sempre, generalmente. Poi se giochi in Italia e vinci in Italia, sì, però nessuna rivincita, nessuna questione personale o particolare. Sono contento di questi ragazzi perché avevano bisogno di un'iniezione di fiducia, oggi l'abbiamo presa, sarà importante per loro, per il loro percorso di crescita. Grazie mille. Grazie a voi.